Messaggio di Matthew Ward di Susan Ward, 1 dicembre 2024. Con i saluti affettuosi di tutte le anime di questa stazione, sono Matthew. In questa stagione di funzioni religiose, musica maestosa, riunioni festose con la famiglia e gli amici e condivisione con le anime bisognose, vivere con il cuore è particolarmente evidente. E, cari, in qualsiasi modo esprimiate l'amore, la gioia, la generosità e la riverenza per Dio, con qualsiasi nome, farlo con gratitudine per le benedizioni nella vostra vita aumenta le vibrazioni in tutto il mondo. Le celebrazioni di quest'anno possono includere un significativo passo avanti nel liberare la Terra dall'oscurità. Ci riferiamo alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La maggior parte delle persone la vede come una gara politica vinta da Donald Trump. Gli esseri di luce, in tutto l'universo, la vedono come una vittoria stellare per la luce. Un campione di affermazioni rilevanti dà messaggi precedenti. 11 settembre 2010. Nonostante l'energia riversata nelle campagne elettorali dai candidati e dai loro irremovibili sostenitori e ricchi finanziatori, la politica di parte inizierà presto a svanire nella storia. 3 febbraio 2021. La vita, come l'avete conosciuta, è stata controllata da inganni di massa, avidità e condizionamento sociale. Ciò che sta silenziosamente avanzando mentre parliamo è la liberazione della civiltà terrestre. 2 marzo 2021. Quando i governi mantengono il controllo, perpetuando la paura, l'inganno, la guerra, l'impoverimento e la divisione, non è una questione politica. È l'oscurità contro la luce, il male contro il bene, la prigionia contro la libertà, la malvagità contro la pietà. 1 ottobre 2024. L'elettorato pensa in termini di sondaggi, appoggi, dati sulla raccolta fondi e conteggio dei voti, ma è l'intensità della luce che rafforza ogni azione legittima che avrà il maggior impatto sulle elezioni. 1 novembre 2024. Il pubblico non conosce le forze di luce e dubito che pensi alle vibrazioni. Tuttavia, queste potenti fonti hanno un ruolo importante in tutte le elezioni e in altri affari nazionali e nelle loro conseguenze. Qualunque cosa ottenga una permanenza in qualche parte del mondo sarà allineata con la luce, mentre qualunque cosa con basse intenzioni sarà effimera o non decollerà mai. Alle persone che sono preoccupate per l'esito delle elezioni diciamo di astenersi dal giudizio. Una volta in carica, la nuova amministrazione intraprenderà un compito colossale che ha implicazioni globali e, come è vero per ogni sforzo, i pensieri e i sentimenti positivi influiscono positivamente sul progresso. Senza compromettere i negoziati o le azioni in corso, possiamo dirvi che Donald Trump ha incontrato consiglieri extraterrestri e si è coordinato con ufficiali militari e leader nazionali per sradicare gli oscuri e porre fine alle loro attività diaboliche. Questi sforzi di cooperazione sono sostenuti dall'energia di amore e luce, la forza più potente del cosmo. Per quanto importanti e utili siano i pensieri e i sentimenti positivi collettivi, non possono far scorrere tutto liscio nei mesi a venire.
Storicamente i cambiamenti drastici vengono clamorosamente osteggiati o quantomeno contrastati, e in questo caso c'è anche, per così dire, l'altra faccia della medaglia. Gli Illuminati o Deep State erano certi che i loro brogli elettorali avrebbero portato a un trionfo per loro, come è successo nelle elezioni del 2020. Si sbagliavano. Tuttavia sono determinati a perseguire il loro obiettivo di ridurre la popolazione mondiale di miliardi di anime e di stabilire il dominio del mondo. È realistico prevedere che faranno tutto il possibile per impedire che il presidente eletto, che non possono controllare, venga insediato a gennaio. I cappelli bianchi delle forze di luce nelle unità militari e nei gruppi di patrioti sono pronti a contrastare qualsiasi azione che lo Stato profondo intraprenderà d'ora in poi. Nulla di ciò che fanno può impedire che le loro atroci attività vengano smascherate. Un aspetto importante della pulizia e dell'ascensione planetaria è portare alla luce la verità su lunghe ere di atti inconcepibili, in modo che l'oscurità a quella profondità di densità e depravazione possa essere trasmutata in luce. Gaia e moltissimi abitanti della Terra hanno ferite che devono essere guarite. Tutte le verità sono conosciute a livello dell'anima, ma quando entreranno nella consapevolezza cosciente, la popolazione rimarrà scioccata. Ci saranno incredulità, negazione, rabbia, confusione, senso di colpa e rimorso, una miscela emotiva che potrebbe portare alla ribellione. Se una delle due parti del caos, chi dice la verità o chi la nega, dà ordine di rimanere in casa, fatelo e mettetevi al sicuro. È pratico avere a portata di mano 2 settimane di cibo, acqua e altre scorte di emergenza per la famiglia e gli animali domestici. Il pubblico non conosce il continuum, dove la luce ha sconfitto l'oscurità e tutti vivono in pace, con gioia e prosperità, in armonia con la natura, su un pianeta ringiovanito e splendidamente luminoso. Oggi la gente conosce solo il tempo lineare e tra poco sarà alle prese con l'accettazione di dure verità e cambiamenti, pietre miliari sul cammino verso il destino della Terra, la sua età dell'oro. Come anime dell'essenza di amore e luce del Creatore, in cui la forza, l'onore, il coraggio e la perseveranza risiedono, continuate semplicemente a restare a testa alta, amati fratelli e sorelle. La luce del vostro buon umore, della vostra fiducia e del vostro ottimismo sul futuro della Terra allevierà lo stress delle persone vicine e continuerà a fluire ovunque ci sia bisogno di elevazione. Ci sono state rivolte domande sugli uragani nella Carolina del Nord e in Florida, sul tempo anomalo in altre zone degli Stati Uniti e sulle massicce inondazioni nei paesi dell'Europa, dell'Asia meridionale, dell'America centrale e del Sudafrica. Nessuno di questi eventi devastanti è dovuto al cambiamento climatico e nessuno è opera di madre natura. Negli ultimi decenni, tempeste violente, incendi, inondazioni, temperature da record, terremoti ed eruzioni vulcaniche sono stati causati tecnologicamente dagli Illuminati. Al di là della paura, dell'angoscia, della morte, della distruzione e delle difficoltà che producono le basse vibrazioni di cui gli oscuri hanno bisogno per la loro stessa sopravvivenza, alcuni eventi hanno anche altri scopi sinistri. Consentono agli Illuminati di impadronirsi di terreni con risorse vitali o dove vogliono costruire città da 5, 10 o 15 minuti. Mettere le residenze in affitto delle persone a pochi minuti dal lavoro
dal cibo, dai trasporti, dall'istruzione, dall'assistenza medica, dall'energia e dall'intrattenimento, li rende dipendenti e facilmente controllabili. I disastri legati alla guerra meteorologica, che a volte vengono prodotti per punire gli individui potenti che non collaborano, fanno parte del programma più ambizioso degli Illuminati. La bufala del controllo climatico che culminerebbe nel loro dominio sul mondo. Quel piano non si realizzerà mai. La lunga era dell'oscurità sulla Terra è finita. Il messaggio del 3 maggio 2024 include i dettagli dell'agenda. Cosa succede davvero in Antartide? Una civiltà separata vive laggiù sotto il ghiaccio dando ordini ai leader mondiali? Qual è la verità sui misteri nascosti di questo continente? Ed esistono città sotto il ghiaccio? O forse l'ingresso a un'area sotterranea interna alla Terra? Fatta eccezione per le stazioni di ricerca scientifica internazionali, la maggior parte di ciò che è accaduto in quel continente negli ultimi due secoli è nascosto al pubblico. Inoltre, millenni prima di quel periodo, civiltà altamente evolute costruirono magnifiche città sotterranee con accesso situato in entrambe le regioni polari. Quando l'ammiraglio americano Richard Byrd sbarcò in Antartide quasi 100 anni fa, fu accolto da alcuni di questi individui e registrò la loro conversazione nel registro ufficiale. Il registro fu sigillato dal governo degli Stati Uniti e gli fu intimato di non raccontare mai a nessuno la sua esperienza. Quando il diario venne alla luce, decenni dopo, fu pubblicato clandestinamente. Ora è disponibile su internet e nei libri. Byrd non fu il primo abitante della superficie a raggiungere l'Antartide. I membri di una spedizione dell'inizio del XIX secolo trovarono antiche rovine e altre prove che il continente era abitato molti anni fa. I loro appunti e le loro fotografie, anch'essi sepolti e successivamente riportati alla luce, sono tuttora soppressi. Mentre la Seconda Guerra Mondiale volgeva al termine, un contingente di nazisti a cui i piccoli grigi avevano fornito tecnologie avanzate fuggì dalla Germania. Con l'assistenza e i finanziamenti degli Illuminati si stabilirono in Antartide e fondarono una base sotterranea scientifico-militare. Un labirinto di tunnel ospita ampi laboratori e una straordinaria serie di sistemi ed equipaggiamenti tecnologici. La prima e la seconda generazione svilupparono veicoli con mobilità sia aeronautica che subacquea e la capacità di sparare armi nucleari, biologiche e chimiche. Quando la notizia di questi veicoli si diffuse, un gruppo di cappelli bianchi impedì la vasta distruzione voluta dagli Illuminati. I rapporti variano sull'entità dei danni ai laboratori, ma tutti affermano che la base è sotto il controllo dei cappelli e che sono state conservate le prove degli alleati nazisti fuori dal pianeta. Molto tempo fa, le civiltà che vivevano nella terra cava sotto il continente era essere una barriera di luce che impedisce a qualsiasi cosa di bassa frequenza di entrare nelle loro aree. Quando l'energia in superficie sarà più leggera, i vostri vicini si presenteranno e offriranno amicizia e assistenza. L'abbondanza di informazioni riguardo agli accadimenti sulla Terra, sulle leggi universali e sulla realtà cosmica che sono state tenute nascoste al pubblico verrà divulgata gradualmente. Man mano che i popoli della Terra progrediranno spiritualmente e consapevolmente,
arriveranno a sapere che ogni persona e tutte le altre forme di vita sulla Terra sono anime create dall'essenza di amore e luce della sorgente creatrice e prenderanno il loro legittimo posto come esseri multidimensionali nella famiglia universale. Quando verranno a conoscenza dei volontari, la loro gratitudine nei vostri confronti per averli aiutati a risvegliarsi sarà incommensurabile. Care anime, Gaia e tutti gli altri esseri di luce in questo universo sentono già il vostro inestimabile servizio. Ciò che accade in un luogo si ripercuote su tutto il resto. Voi state beneficiando l'intero universo. Vi inviamo abbondanti benedizioni in questa stagione speciale e in ogni momento vi amiamo, onoriamo e sosteniamo con l'impareggiabile potere dell'amore incondizionato. Amore e pace. Suzanne Ward. Traduzione e voce Marina.